L'imponenza del campanile della Basilica Cattedrale di Matera, alle mie spalle l'ingresso laterale della Chiesa Madre, questo invece è il cortile delle campane. Su questi muri ci sono le diverse iscrizioni che proprio raccontano anche questi dettagli della vita della Chiesa Madre di Matera. Ovviamente il 2 luglio è il giorno più importante per il popolo materano, che qui si ritrova per la solenne celebrazione, in particolare dedicata alla sua patrona. Ma il 2 luglio è una festa che noi sappiamo esiste da oltre 600 anni. Come è cambiata? Perché è cambiata? Ma soprattutto, se è una tradizione, perché cambia? Lo chiederemo e lo capiremo insieme a Marco Pelosi della cooperativa Oltre l'Arte, ma soprattutto storico conoscitore di tutti i dettagli della festa. Ben trovato, Marco. Grazie, ben trovato. Non è una contraddizione tradizione e cambiamento? No, in realtà quella della Bruna è una tradizione che vede proprio nel cambiamento la sua essenza. Quindi, come dire, fa parte proprio della tradizione, la sua evoluzione, nel suo cambiamento nel corso dei secoli. C'è proprio un motto anche in latino che racconta un po' e racchiude. Beh, potremmo dire traditio in novitate, cioè una tradizione che va avanti attraverso proprio l'introduzione delle novità che ci sono state chiaramente nel corso della lunga storia della nostra festa. E noi proveremo proprio a raccontarvi questi dettagli, offrendovi anche delle immagini davvero in anteprima. Non tutti hanno appunto la possibilità di accedere a determinati documenti che raccontano questa storia bellissima. Sì, ne raccontano le vicende, raccontano la devozione del clero materano, ma anche del popolo materano, che appunto ha plasmato la festa così come la conosciamo oggi. Dall'esterno del cortile delle campane ci siamo spostati qui all'interno della cappella di Costantinopoli, dove è custodita anche la statua della Madonna della Bruna, che viene poi portata in processione sul carro trionfale. Come detto, vogliamo raccontarvi la storia della Madonna della Bruna anche attraverso il prezioso sussidio di documenti rari. Marco, com'è cambiata la festa nel tempo? Sì, diciamo che in origine la festa era ristretta soltanto alla cattedrale, nel senso che non c'erano molte manifestazioni esteriori. Qui abbiamo le prove della devozione per i materani verso la Madonna con il titolo della Bruna. Il documento più antico che abbiamo risale all'8 agosto 1489 e in questo testamento il nobile materano Don Vito de Scalzonibus destina una casa all'altare appunto della Madonna della Bruna, che in quel momento già esiste, quindi è già presente un altare così dedicato all'interno della cattedrale. Poi nel corso del tempo le celebrazioni per il 2 luglio si allargano al sagrato della cattedrale e poi al resto della città. In particolare a metà del 1600 viene introdotta per la prima volta una statua processionale. La statua aveva le stesse sembianze della Madonna affrescata sull'altare della Bruna, quindi abbigliata con abiti che riprendevano gli stessi colori dell'affresco dell'altare. In particolare abbiamo una prova di questo nel frontespizio della platea dei beni del capitolo. La platea è un inventario di beni immobili che appunto erano di proprietà del capitolo della cattedrale. E lì è presente proprio l'immagine della Madonna della Bruna con il motto Sancta Maria de Bruna interveni pro clero. Pro clero perché in realtà la festa del 2 luglio era soprattutto la festa della Chiesa materana, prima fra tutte quello del clero, del capitolo della cattedrale. E però i materani avevano il privilegio di tributare alla Madonna il proprio omaggio in realtà nella processione del 1 luglio, quando la statua, molti se lo ricorderanno, veniva accompagnata dal tosello, da un baldacchino che in gergo diciamo ecclesiastico prende anche il nome di cielo, che rappresenta la mano di Dio sulla città, quindi è per eccellenza il simbolo del patrono. E quindi la statua che
segue, che precede anzi il baldacchino, era la statua appunto del protettore o del patrono della città. Infatti a Matera veniva soltanto portata in due circostanze, per la festa della Bruna oppure per quella di Sant'Eustachio. Questo baldacchino lo abbiamo ancora tra i cimeli della cattedrale, speriamo di poterlo restaurare in maniera tale da portarlo al suo antico splendore. Chiaramente nella evoluzione della festa, a un certo punto, e siamo nel 1690, viene per la prima volta introdotto il carro trionfale. Il carro trionfale che in realtà non sostituisce quanto si faceva prima, lo affianca soltanto, e che mano a mano prende corpo, prende piede. Per i materani l'elemento più importante dell'esteriore del 2 luglio rimane i fuochi pirotecnici che si venivano realizzati nella piazza principale della città, quella che oggi è Piazza del Sedile, in un'architettura simile ad un castello. Ecco perché poi nel linguaggio popolare i fuochi del 2 luglio sono appunto lo sparo del castello. E a proposito di documenti che proprio ci raccontano questo che stai appunto dicendo, in particolare con riferimento al carro, qui abbiamo un quaderno prezioso. Sì, si tratta di un cosiddetto quinterno, cioè un libro dei conti tenuto da uno dei capitolari che si preoccupava proprio della Bruna, della cappella della Bruna. E quindi lui annotava in questo quaderno tutte le spese annuali, ivi comprese quelle per la festa del 2 luglio. E qui per la prima volta si legge un pagamento fatto a favore di un falegname, un certo Leonardo Traietto, per la realizzazione appunto del carro. In realtà si legge anche di più, perché oggi pensiamo al carro a sé stante, quindi non pensiamo per esempio alla strada che il carro doveva percorrere. In realtà in questi libri ci sono anche le spese effettuate per poter realizzare di anno in anno proprio la strada che da Piccianello permetteva al carro di raggiungere Piazza Duomo. All'inizio il carro doveva essere una struttura non elaborata come la conosciamo oggi, cioè una struttura che aveva delle decorazioni, non era in cartapesta ma era realizzata in tela dipinta. Questo perché lo scheletro massiccio del carro, che oggi è una struttura in ferro, in origine era una struttura completamente in legno, e quindi bisogna immaginare questa struttura in legno di grosse dimensioni che si muove su una strada fatta di roccia, dalla roccia della nostra Murgia, per cui di fatto nel suo procedere il carro letteralmente perdeva pezzi, ed era questo il motivo per cui questi pezzi venivano prelevati. In questo consisteva il sacco del carro, che poi si è evoluto in quello che oggi conosciamo come l'assalto, lo strazzo del 2 luglio. In realtà in origine non erano così, erano i pezzi che da soli si staccavano dal carro e che quindi potevano essere raccolti o comunque asportati dalla gente che circondava appunto la struttura. In alcuni momenti, proprio perché anche il carro ha avuto le sue evoluzioni nel tempo, oggi la struttura del carro è fatta da due torri sostanzialmente, quella della Madonna ed una anteriore. In realtà queste due strutture permettevano, dove oggi c'è una struttura, una rappresentazione centrale, di accogliere i musici, perché in realtà coloro, i suonatori, coloro che accompagnavano la statua nel suo procedere, in realtà trovavano posto proprio sul carro trionfale. E la traccia di questa presenza è proprio quella che oggi è la scena centrale, il tema centrale che ogni anno il carro ha. Matera. Un'incisione del tempo che ci riporta all'origine delle cose, le cristallizza e le trasforma per consegnarle al futuro.
Dal racconto appassionato, ma soprattutto storicamente puntuale, che ci ha fatto Marco Pelosi, abbiamo capito appunto come la festa del 2 luglio sia cambiata lungo i secoli e probabilmente continuerà a cambiare. Quello che non cambia è la fede di un popolo. Certo, e in effetti è questo il filo conduttore, cioè proprio la devozione popolare dei materani che non è mai cambiata nel corso dei secoli e che ha prodotto queste trasformazioni. Certo, alcuni cambiamenti sono stati particolarmente audaci. Oggi non pensiamo più al fatto che a un certo punto qualcuno decide di introdurre il carro trionfale. È stata una delle scelte forse più audaci proprio nella storia di questa festa. E noi continueremo a raccontarvi altri dettagli preziosi, probabilmente non conosciuti dai più, ma che danno sicuramente la misura di questa fede popolare che da oltre 600 anni lega Matera alla sua patrona.